In età avanzata, molti cani possono soffrire di infiammazioni e dolori articolari. Si tratta di uno stato infiammatorio che nasce all'interno delle capsule articolari, quindi all'interno delle articolazioni. La più conosciuta è quella dell'anca, ma anche quelle della colonna. Si forma praticamente un processo infiammatorio, che può essere acuto o cronico a seconda del tempo che c'è, però si formano dei punti ossei fra le due superfici articolari. E questi punti ossei che si formano, dati dagli osteofiti, sono la prima causa di dolore dell'animale. Questi dolori si possono combattere con principi attivi come ad esempio artiglio del diavolo, spirea, ribes nero e acidi grassi cetilati. Questo fitocomplesso aiuta a stimolare le membrane a produrre il liquido sinoviale, che è importantissimo come ammortizzatore delle capsule articolari. È appetibile al gusto di yogurt, può essere mescolato alla pappa oppure somministrato singolarmente. La prevenzione in veterinaria deve iniziare da cuccioli per proteggere le cartilagini dei quattro zampe. I cuccioli di grossa taglia in particolare hanno una predisposizione a questa forma di infiammazione fin da cuccioli. Oppure un aiuto più importante bisogna darlo sia con l'alimentazione sia con eventuali trattamenti farmacologici in animali predisposti che presentano la patologia quando sono più anziani. Sicuramente l'obesità non aiuta, non favorisce questo tipo di guarigione. Anche per le cartilagini dei cani l'aiuto arriva dai principi attivi vegetali. Prevengono la degenerazione delle cartilagini nei cani anziani, nei cani sportivi e aiutano le cartilagini e la struttura ossea dei cuccioli, soprattutto quelli di grande taglia in rapida crescita, a crescere appunto elastiche e sane. Si somministra una compressa ogni 10 kg di peso vivo, o tal quale, oppure mescolata alla pappa. Chondrosalus e Artosalus sono due prodotti complementari tra loro. Per esempio, Artosalus è un ottimo coadiuvante nei trattamenti antinfiammatori, mentre Chondrosalus ha un'azione profondamente rigenerante delle cartilagini e della struttura ossea.